Buongiorno, scusate, qui per i colloqui? Sì, lei è? Piacere, Caterina De Girolamo, ma tutti quanti mi chiamano Cati, oppure che te alla francese? Ah, piacere. Non mi ricordo il suo nome nell'elenco, però prego, si siede. Allora, mi dica qualcosa di lei. No, Maro, la domanda a piacere no, non so mai che devo rispondere. Pure a scuola, quando me la facevano, De Girolamo, domanda a piacere, io proprio zitta, avuta paralizzata. No, Iacchi, dimmi qualcosa tu. No. Scusate, stavo parlando pure con la gomma in bocca, mannaggia la miseria. Mi scusi. Sì, va bene. Quando sei laureata? Ma chi? Lei, tu, quando... Io laureata? No, ma quando mai? No, io ho fatto un corso apposito della regione e poi ho fatto esperienza con Celeste, un'amica di mamma, che si è perso genero tutto su, già da fragola, polvere di stelle. E vabbè, poi ci siamo trasferiti qua a Roma con i miei genitori per motivi che adesso non è il caso di... rimangare approfonditamente, insomma. E quindi sto cercando lavoro qua. Sì, no. Scusi, mi sono perso. Lei ha fatto un corso d'architettura della regione? Architettura? Mario ha detto questo? Oddio, scusate, io certe volte dico delle cose che non lo so nemmeno io perché le dico. No, un corso di estetica. Viso, corpo, scrub, massaggio shiatsu, ma soprattutto unghie. Ah, le unghie, ti giuro, in coppa mamma, sono la mia specialità. Gel, ricostruzione, unghie posticce, unghie favos, ma il marchio mio soprattutto sono le rondini. Vedi qua, queste sono tante piccole rondini, le ho fatte io. E quasi il pollice, o sei da che tramonto te? Sì, no, penso che ci sia stato un equivoco. Forse lei cercava il centro estetico, è all'altra scala. Questo qui è lo studio di architettura. No, Marò, e che figura! Mi scusi. Certo, Roma poi... è una città tanto grande, da una scala all'altra uno si può pure sbagliare, no? Ma pure voi state cercando? Ora come si vede che siamo al nord? Qua tutti che cercano, ma com'è? Sì, noi cerchiamo uno stagista, una persona che sappia rispondere al telefono, che ma io sono cosa... bravissima a rispondere al telefono, guarda, cioè io rispondo sempre. Sì. Chiedete pure a mia mamma, certe volte io tanto che parlo al telefono, che quella mi deve proprio lanciare le ciabatte contro, ma io non smetto, continuo a parlare. Sì, no, una persona che sappia usare il computer, che sappia gestire i programmi di grafica, capisce? Che sia laureata in architettura, che magari ci sappia dare anche delle correzioni su dei progetti in corsi di sviluppo. Ah, no, Marò, queste cose, mannaggia, non so proprio di che state parlando. Allora, mi dispiace. E a te, sapessi a me, il posto è bello, tu pure, cioè mi stai pure simpatico. Certo, quando sono entrata ho pensato, ma qua dentro che sta tutto aperto, ma come le faccio queste cerette? E vabbè... E allora che faccio? Vado al centro estetico? Ma che dici? Mi prendono? Ti auguro di sì. Dio lo sa, la Madonna lo vede. Ma sai che mi è venuta l'idea? Sai che facciamo? Io mi lascio il bigliettino mio, no? Allora facciamo così. Metti caso, tante volte che a me mi dicono di no. E tu trovi una che sa fare tutte quelle altre cose, però non sa rispondere al telefono. E mi pensi? Tengo veramente bisogno di lavorare. E per piacere, non me lo dire pure tu, che con il fisico che tengo potevo fare la modella. Sì, lo so, ma io sono timida, non posso sfilare. Allora non te lo dico, eh. Però, se mi posso permettere, sì, sei davvero bella. Certo che ti puoi permettere, mica mi stai dicendo che sono una vongola. Ma come hai detto che ti chiami? Luca. Luca, piacere, io sono Cate... Ah, già, ma già te l'avevo detto. Già presentato. Vabbè, allora io vado, Luca. Ciao. Sì. Oh, Luca, mi raccomando, usa il bigliettino, eh?